C'è un momento di passaggio nella vita, almeno per chi ha trascorso la propria adolescenza prima dell'avvento e della diffusione di massa dei personal computer, di internet, degli smartphone, quello della lettura dei primi grandi classici, a volte proprio col passaggio fisico dello stesso libro di padre in figlio. Sono, non so, il ciclo dei pirati della Malesia, di Salgari, 20.000 leghe sotto i mari, l'isola del tesoro e chiaramente i romanzi di Jack London, a partire da lui. Il richiamo della foresta, classico romanzo di formazione, tra l'altro pubblicato per la prima volta a puntate nel luglio del 1903, questa è la versione inglese, che tra il grande e il piccolo schermo è stato adattato 13 volte al cinema con film con grandi attori, Clark Gable, Charlton Heston, Rutger Hauer, ma spesso con risultati deludenti. Ora siamo arrivati alla 14ª trasposizione con un film prodotto dalla 20th Century Fox, anzi Studios adesso, visto che la Fox è stata recentemente acquistata da Disney. La pellicola è scritta da Michael Green, che è associato a Logan, Blade Runner 2049, Assassino sull'Orient Express, la nuova versione. Alla regia invece c'è Chris Sanders, al suo debutto in un film in live action dopo una solida carriera nel campo dell'animazione. Ha diretto Lilo e Stitch, Dragon Trainer, i Croods. La storia è abbastanza fedele a quella del romanzo. Racconta di Buck, del cane Buck, un incrocio tra un San Bernardo e un pastore scozzese che vive tranquillamente in California, in una villa molto bella di un giudice. E Buck è un cane un po' viziato. Si intuisce che è abbastanza goloso e birbante. Lo vediamo combinare un sacco di guai all'inizio del film in un prologo che ha i toni scoppiettanti da commedia. Poi di notte viene rapito e viene portato nel freddo del Klondike, al confine tra il Canada e l'Alaska, durante la famosa corsa all'oro, e viene venduto al mercato nero. Insomma, Buck di colpo è costretto a cambiare radicalmente vita. Dal clima temperato della California passa al freddo dell'Alaska, dagli agi alla vita dura dei cercatori d'oro. Diverrà anche il cane la slitta del servizio postale. Insomma, vivrà un sacco di avventure. Sono 109 milioni di dollari di budget, anche se alcune fonti più recenti dicono 135, per un film che è lirico ma non epico, sentimentale ma non romantico, ecologista ma non selvaggio. E tutto sommato la sceneggiatura di Michael Green rispetta il racconto di Jack London, quantomeno nella sua struttura portante, nel suo messaggio di fondo, quello di essere un romanzo di formazione. Qui tutto è giocato su continue contrapposizioni, animale e uomo, la rinascita e la morte, la California, il caldo, e l'Alaska, il freddo, la civiltà e la natura selvaggia, tra una dimensione domestica, l'interno, il richiamo della foresta, dell'ignoto, l'esterno e il fuori, tra la bontà e la crudeltà, tra gli amici e i nemici, tra il singolo e il branco. E anche all'interno di queste contrapposizioni ci sono continui rovesciamenti di fronte. Ad esempio, l'uomo può imbarbarirsi e diventare anche molto violento, molto crudele, ma anche la solitudine può avere conseguenze negative sia sull'uomo che sugli animali. Il cane può essere l'unico animale domestico e vive gioiosamente in una villa, ma all'interno di un gruppo può affrontare meglio le sfide della vita, della sopravvivenza. E in mezzo alla natura può perdere progressivamente quei segni più mansueti, tipici degli animali addomesticati, e ritrovare invece l'acquisizione di tratti più istintivi. Mentre l'uomo, isolandosi, può perdere la sua umanità e regredire a una condizione bestiale. Tutto questo Sanders ce lo racconta in un modo molto semplice. Si vede che è un regista che viene dal mondo dell'animazione, uno di quelli che va dritto per dritto. Il film ha un ritmo buono, procede sempre in modo molto chiaro, in modo molto lineare, molto graduale, attraverso gli opportuni passaggi narrativi, senza trascurare tra l'altro i personaggi minori, sia che siano umani che siano animali. Tra l'altro hanno tutti la giusta e furba caratterizzazione. Si pensi che i cani della slitta del servizio postale hanno la personalità dei nani, dei sette nani della favola di Biancaneve. È proprio nel rispetto dello spirito filosofico di casa Disney, Chris Sanders addolcisce di tanto gli aspetti più spigolosi del romanzo di London, il pessimismo,
i riferimenti darwiniani, la violenza, che in questo caso è accennata, ma non è mai mostrata, portata fino in fondo, non è mai secca, non è mai brutale. L'istinto animale, che sì, è un istinto selvaggio, ci mancherebbe, è l'istinto del più forte, ma inteso come il più coraggioso, come quello che ha più forza di volontà. Non a caso la leadership non viene conquistata con l'uccisione dell'avversario, ma con l'acquisizione della piena consapevolezza di sé, del proprio posto e ruolo nel mondo. E non ultimo come una caratterizzazione del cattivo di turno in chiave molto macchiettistica, nel pieno rispetto di una contrapposizione decisamente manichea del bene e del male. Insomma, questo richiamo della foresta è una grande storia di amicizia e rinascita, che alla rudezza del western preferisce dinamiche più sentimentali. John, infatti, non è un cercatore d'oro, ma un uomo ferito che si è isolato. Chiaramente, come vediamo dai post, è interpretato da Harrison Ford, che è uno dei pochi divi rimasti. Harrison Ford possiamo dire che è nato divo, è sempre stato divo, e non si spoglia mai di questa aurea carismatica che lo accompagna, anche quando interpreta un uomo anziano con tanto di barba lunga. Anzi, riesce proprio a infondere al suo personaggio una certa tragicità, questa sì molto vicina all'opera letteraria di London. E Sanderson non a caso gli ha donato un background che è del tutto assente nel romanzo. Il suo John non è uno dei tanti padroni di Buck, ma è proprio il narratore onnisciente, la voce fuori campo. E compie lo stesso percorso, molto simile a quello di Buck, seppur parallelamente, seppur diciamo in direzione opposta. Sono due figure complementari. John appunto si è isolato, vive come un eremita, intuiamo che ha problemi di alcolismo, e grazie all'amicizia con Buck ritrova la sua componente più umana, la voglia di vivere, e sente il richiamo al focolare domestico. Parallelamente Buck invece non desidera più gli agi e il sole e la vita californiana, ma ha trovato la sua dimensione nella natura selvaggia, piena di pericoli, anche popolata da creature minacciose come l'incontro con l'orso. E tutto questo ci viene raccontato in maniera molto graduale, non con un momento forte di rottura col richiamo della foresta, ma con un progressivo richiamo della foresta, anche se c'è una sequenza molto evocativa con questo abbandono della capanna e il lupo che compare sullo sfondo come rappresentazione della nuova vita a cui si va incontro. Comunque è un film confezionato con molto mestiere, anche molto innovativo a suo modo, ma che non c'entra pienamente il bersaglio, proprio per la sua scelta di fondo di utilizzare la computer graphic per la rappresentazione di tutti gli animali, chiaramente, in particolare di Buck. Questa non è la classica rappresentazione antropomorfa del mondo animale, lo targato Disney. Qui gli animali rappresentano esattamente la loro specie, c'è un cane, un lupo, un orso, e soprattutto non parlano. Ma la computer graphic ha permesso la realizzazione di sequenze di azione molto complesse, molto spettacolari, che sarebbe difficile, anzi possiamo dire sarebbe impossibile realizzare con animali in carne e ossa, anche se ben addestrati. In più la computer graphic e la performance capture riescono a dare, soprattutto ai primi piani, alle inquadrature più strette, proprio delle espressioni quasi umane, a trasferirci delle emozioni di questi animali, che non sarebbe possibile con animali in carne e ossa. Possiamo dire che questo Buck, questo cane interamente realizzato al computer, è un cane che recita come un attore, e invece non sarebbe possibile appunto con cani in carne e ossa. Però se il computer permette queste recitazioni vere e proprie, permette coreografie molto complesse, articolati, permette un effetto fotorealistico incredibile, che ben si sposa con la fotografia erosa spettacolare di Jan Kaminski, ma il risultato finale è freddo, ci crea un certo distacco, c'è sempre un certo distacco col film. Resta la sensazione che un cane in carne rossa avrebbe forte fatto perdere questa componente più spettacolare, ma aggiunto più calore alla pellicola. È una componente emotiva più autentica, che per ora nessuna tecnologia, per quanto avveniristica, per quanto realistica, riesce ancora a dare. Alla fine è un film
confezionato in modo molto professionale, ma che rischia di non accontentare appieno né grandi né piccoli. Insomma, torna a casa, Alessi.